Allora, siamo qui con la nostra gran selezione, partiamo presentando la bresaola di carne wagyu di Gio Porro, produttore bresciano, zero additivi e conservanti, per poi andare in Sicilia con una mortadella di razza di Nero di Nebbro. Questo salame a grana fine è una bevita del Piave, che è un prodotto tipico, diciamo, della Padania, lombardo anche. Mentre concludiamo con le presentazioni dei salumi, con una pancetta fatta nelle Marche, sono tre pancette in pressa, e un prodotto con solamente sale e aromi naturali. Tra i formaggi, il primo, molto delicato, siamo qui nel territorio laziale, a chilometro zero, da Anguillara, lo stracchino con latte 100% di pecora di Bruno Pizzalis, azienda zootecnica Gennargento, di cui presentiamo anche il suo pecorino Gran Riserva, una stagionatura molto ampia. Successivamente c'è il Gran Case, o il Gran Case secondo la pronuncia migliore del Sud Tirol. Questo può essere presentato come un vero e proprio parmigiano di montagna, una stagionatura variabile tra i 18 e i 24 mesi, è aranciato perché l'erba in questa zona del territorio è ricca di carotene. Qui invece ci troviamo su un formaggio a pasta semimolle, è una robbiola ai tre latti e a fianco, più stagionato, quasi farinoso nella sua consistenza, c'è il fiore di Gavoi. Gavoi è il cuore della Barbagia, cuore pulsante della Sardegna, è un pecorino al latte crudo leggermente affumicato, stagionatura anch'essa molto ampia. Proponiamo poi infine un formaggio di capra, semistagionato, la buccia chiaramente qui non, purtroppo non è edibile, e tutto viene accompagnato dalle composte di frutta. Insomma, croccante, una semplice crocchetta, gioco di parole per descrivere appunto questa crocchetta fritta dorata farcita di bollito di manzo sfilacciato a mano, salsa verde e maionese come vuole la tradizione. Allora, qui troviamo un cannellone di farcito di coniglio con cipolla fondente all'interno, sostituiamo la besciamella con una spuma di parmigiano 36 mesi e poi andiamo a riprendere come si fa il coniglio alla cacciatora, della cipolletta in carpione, olive da giasche e finocchietto selvatico di capra. Sopra un filino proprio di buon olio toscano. Bene, buon pranzo caccia! Un grande classico, un brasato di guancia di vitellone con sotto un purè alla vaniglia, dove abbiamo dato attenzione alle intolleranze ai latticini, quindi facciamo con panna di soia, latte di soia, e mettiamo la margarina. Il purè, come vuole la tradizione francese, aromatizzato con un po' di bombaccello di vaniglia, e poi mettiamo per croccantezza ad accompagnare un cuore di latte arrosto. Qui proponiamo il nostro dessert, la finta mimosa, finta mimosa perché troveremo il sapore della torta tradizionale della mimosa senza nessuno però degli elementi. Venite a scoprirlo.